Se stai cercando soluzioni efficaci per curare la parodontite o quello più comunemente denominata piorrea e ripristinare la salute delle tue gengive, sei nel posto giusto. Scopri i migliori trattamenti e consigli per dire addio a questa fastidiosa condizione. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male? E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palma. Se negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Ma cos'è la parodontite? La parodontite, volgarmente conosciuta come piorrea, è praticamente una condizione genetica del proprio organismo. È un po' come avere la pelle chiara e se stai troppo sotto al sole rischi di ustionarti. Così chi ha la parodontite ha degli scudi di difesa geneticamente più bassi e di fronte a dei batteri sviluppa una infiammazione cronica che lo porta poi a infiammazione delle gengive e perdita dei denti. Come avere la pelle chiara è molto importante non esporsi troppo al sole nell'ora di punta, onde evitare poi nei decenni di sviluppare patologie della pelle, anche maligne, così la prevenzione è importante anche nella parodontite. Purtroppo i batteri sono ovunque, sia nello stomaco, nella bocca, nelle mani. Non possiamo vivere in un mondo senza di batteri, ma quello che possiamo fare è andare a ridurre la carica batterica facendo dei controlli regolari dal dentista e soprattutto andando prima a verificare quali batteri si hanno in bocca, come per esempio con un tampone parodontale, un prelievo di saliva che ci dice contro quali batteri dovremmo combattere. Ci sono poi dei trattamenti che vengono eseguiti che devono andare a eliminare tutti i fattori di rischio. Si tratta di quelli che sono i trattamenti non chirurgici: togliere le carie, togliere i denti del giudizio, togliere i ponti, andare a rimuovere infezioni, andare a chiudere eventuali tasche o scollamenti delle gengive che si sono verificati sulle radici dei denti, dare anche un antibiotico che sia quello corretto fra i 6 e 7 che possono essere dati in un paziente che ha la parodontite. E qua torna molto utile l'analisi dei batteri presenti nella bocca del paziente, quindi il tampone per la piorrea, che ci dice esattamente quale antibiotico dare. Poi si va a fare il curettage, si può usare anche il laser e questo va fatto poi insieme a degli esami radiografici ogni tot mesi per verificare, sovrapponendo poi le immagini radiografiche e anche un mappaggio grafico di quelli che erano i problemi, sovrapponendo queste radiografie e questi mappaggi, capendo se si sta avendo successo oppure se la malattia sta peggiorando. Sicuramente i cambiamenti nello stile di vita del paziente aiutano. Il fumo è uno di questi fattori. Certo, non è l'unico e determinante fattore che porta poi alla perdita dei denti. Ci sono persone che fumano anche 2 pacchetti di sigarette al giorno, ma hanno tutti i denti perfetti. Probabilmente non sono pazienti che geneticamente sono portati ad avere la parodontite. Il fumo è una di quelle abitudini cattive che può accelerare la piorrea in stadi più avanzati, anche portare a perdere completamente i denti in pazienti che sono predisposti alla parodontite. Chiaramente se la predisposizione non c'è, vengono problemi ai polmoni, però i denti, diciamo, restano in bocca. Un altro stile di vita da cambiare può essere appunto le abitudini di igiene. Mi chiedono spesso ogni quanto va pulita la bocca. Tendenzialmente ogni volta che ci si lava la faccia, le mani. Quante volte al giorno ti lavi le mani?
Sicuramente prima dei pasti, dopo i pasti, sicuramente prima di andare a dormire. Oltre a questo è importante anche abbinare all'igiene meccanica anche quella che è l'igiene chimica. Usare dei colluttori tutti i giorni, perché come lavare i piatti, questo è un esempio che faccio spesso ai miei pazienti, è importante la spugnetta, ma è importante anche il detersivo. Se io uso la spugnetta senza il detersivo, avrò piatti puliti ma non disinfettati. Viceversa, se io uso il detersivo ma non uso la spugnetta, avrò piatti disinfettati ma incrostati. Così è importante abbinare anche degli strumenti che permettono di pulire bene i denti. In un paziente con la parodontite è importante abbinare anche il puliscilingua. I batteri si trovano sulla lingua, nelle cripte linguali. Ci sono pazienti poi che hanno la lingua cosiddetta fissurata. Sai, quelle lingue, ti sarà capitato di vederle, che hanno tutti i taglietti, mezzo anche profondi. Lì in mezzo si annidano quei batteri che poi sostengono l'acidità nella bocca, il pH basso. E questo porta poi a un pH che fa infiammare le gengive, quindi procedere la piorrea. È importante passare tra i denti con gli scovolini, che sono, avete presente, quelle spazzole per pulire all'interno le bottiglie di vetro che si usavano anni fa, però in miniatura. Si passano tra i denti e permettono di rimuovere tutto il cibo che si annida dopo i pasti in queste zone, in questi anfratti e sottosquadri. Come vedi, è importante adottare nel proprio stile di vita delle nuove abitudini che permettono di non sottoporsi e esporsi a un rischio maggiore, che avendo già una condizione genetica sfavorevole può poi esitare nella perdita completa dei denti negli stadi più gravi. Quando non c'è più niente da fare, gli scollamenti delle gengive, l'osso si è ritirato e quindi abbiamo avuto una perdita massiva dei tessuti che sostenevano i denti, allora dobbiamo eseguire dei trattamenti chirurgici, ovvero bisogna fare l'anestesia al paziente, allontanare dalla bocca denti che non possono più essere salvati e andare, come spesso accade, diciamo nel 95% dei miei pazienti che tratto nei miei policlinici all'estero tra Moldavia e Romania, a mettere tutti i nuovi denti artificiali su impianti dentali. Esiste una condizione di mezzo dove il paziente mantiene e deve mantenere, perché si possono salvare ancora alcuni denti e dobbiamo mettere già molti impianti. E questa è una situazione un po' più borderline, possiamo dire, più difficile da curare, perché quando io vado a togliere tutti i denti a un paziente, a mettere per esempio 6 impianti dentali con tutti i denti artificiali sopra, ho eliminato le zone dove i batteri si attaccavano, che erano le radici. Quando invece devo mantenere ancora delle radici nella bocca e metto degli impianti, c'è il rischio che quei batteri possano riannidiarsi su quelle radici e quindi continuare a vivere indisturbati nella bocca di quel paziente. Questo può causare dei gravi problemi negli anni agli impianti dentali. Sono pazienti questi che devono fare chirurgia ancora, ma dovranno continuare a fare la prevenzione e manutenzione molto più meticolosa rispetto a certi pazienti che ormai hanno già perduto tutti i denti. I pazienti di questo tipo è importante che entrino in dei protocolli di follow-up molto attento ogni 4-6 mesi, dove possono andare a monitorare quali batteri sono presenti nella bocca, sempre con dei tamponi per la piorrea, dove analizzando la saliva sappiamo quali batteri ci sono nella bocca. Invece i pazienti che iniziano a sviluppare delle infezioni anche sugli impianti, stai tranquillo, anche qua abbiamo i nostri assi nella manica. Abbiamo la possibilità di chiudere le eventuali tasche che si creano sugli impianti, possiamo usare degli strumenti come il laser che permettono di sterilizzare completamente le tasche anche attorno agli impianti dentali. Il laser è una di quelle strategie che noi utilizziamo per andare a recuperare gli scollamenti delle gengive. È una luce molto concentrata che va a far esplodere le cellule batteriche, che i batteri, e quindi tecnicamente va a sterilizzare la parte delle gengive che sta vicino alle radici naturali o agli impianti dentali. Tieni conto che i batteri sono trasferibili tra partner,
Quindi un consiglio che io do sempre, se un paziente deve eseguire un percorso di riabilitazione della bocca, fai anche uno screening di coppia per verificare che nel partner non ci sia anche lì necessità di intervenire. È un pochino come dire lavo per terra, ho pulito tutta casa e mi entra poi il marito con gli scarponi pieni di fango dal giardino. Gli tiro lo straccio e gli dico pulisci tu per terra, ok? Se fate delle terapie dove bonificate la bocca da denti malati, carie, mettete impianti dentali, vi sottoponete a delle chirurgie anche, come dire, stressante dal punto di vista fisico, sottoporsi a queste chirurgie, fatelo con l'ottica di uscire una volta per tutte dalla spirale del dentista. Più delle volte si riesce ad dimagrire cercando di impostare una dieta in famiglia di coppia. Se poi abbiamo davanti chi si mangia le lasagne e i tiramisù, è difficile perdere peso. Così io dico sempre, certi cambi di abitudini, certi cambi di vita, certi cambi di bocca, è meglio fare questi percorsi assieme, aiutati dal proprio partner. E se ci sono dei problemi anche nella bocca del partner, andare a risolverli. Certo, se tu hai una carenza genetica, non è detto che il partner abbia la carenza genetica. Ok? Se però ci aiuta ad andare a cambiare anche la flora batterica della bocca del partner, è una cosa che sicuramente aiuta poi la riuscita di tutto il trattamento. Bene, è stato un bel discorso. Sicuramente è anche possibile intervenire in stadi ormai terminali della parodontite o piorrea, e te lo spiego tra un attimo. Se vuoi ritrovare la gioia di vivere senza vergogna e goderti i tuoi cibi preferiti senza avvertire dolore, clicca il link che trovi in descrizione e scopri come puoi ottenere un nuovo, fantastico e iperrealistico sorriso grazie al sistema Bocca Bionica. A presto! Gli stadi terminali di parodontite, quindi quando noi dobbiamo andare a ricostruire tutta la nuova dentatura con arcate dentali artificiali su impianti dentali, necessita di un sistema con degli step, quindi protocollati, che ci permettono di raggiungere il successo in maniera garantita, usando intelligenza artificiale, robotica, repliche di denti reali scansionati che si adattano alla forma e ai movimenti della bocca del paziente e con la possibilità di avere una copia di backup dei propri denti in cloud, sulle nuvole. Questo è il sistema Bocca Bionica, ovviamente molto riassunto, ma per vedere tutti i dettagli ti invito a cliccare il link in descrizione a questo video perché scoprirai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Abbiamo un sistema oggi che permette di riavere i denti come una volta, con la garanzia data da intelligenza artificiale e robotica di raggiungere il sorriso che hai sempre sognato in maniera garantita. Con questo video è tutto e noi ci rivediamo in un altro prossimo video.